Amici di Telemolise, siamo a Tufara, 850° anniversario della morte del patrono San Giovanni Eremita. Oggi due messe officiate da Monsignor Brigantini nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo hanno dato la possibilità alla comunità di stringersi attorno alla figura di questo santo, un messaggio di speranza in questo momento difficile che stiamo tutti vivendo a causa del Covid-19. Noi vi raccontiamo tutto nelle prossime puntate di Viaggio in Molise. La barca in mezzo al mare, mentre il cielo si bianca già, tu guardi le due reti vuote, ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà, e sulle rive ogni cuore le tue reti cercherà. Gianni Diorio, sindaco di Tufara, 850° anniversario della morte di San Giovanni Eremita, la comunità di Tufara si stringe tutta intorno alla figura di questo santo. Sì, oggi celebriamo l'850° anniversario della morte di San Giovanni Eremita, che poi rientra con l'apertura dell'anno giubilare che terminerà l'anno prossimo, per l'800° anniversario della sua santificazione. Sì, è un evento molto molto importante per la comunità, ma tutti gli eventi poi di San Giovanni Eremita. È un santo molto sentito in tutta l'area del Fortore, soprattutto a Tufara, che è il luogo natio del santo, e stiamo cercando come amministrazione di rivalutarlo e farlo conoscere sia in ambito regionale che extraregionale. Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria che ha portato anche ad una crisi economica e sociale. Appuntamenti come questo possono dare un segno di speranza, possono far riacquistare un po' di fiducia alle persone nel futuro e ricostruire un po' di unità tra le persone? Assolutamente, appuntamenti come questi danno un segno di speranza e dobbiamo essere consapevoli che è un'emergenza temporanea, passerà come tutte le pandemie, le emergenze, e dobbiamo essere ottimisti nei confronti del futuro. Abbiamo la possibilità di ripartire, anzi di solito dalle macerie si può costruire qualcosa di migliore, e noi soprattutto a livello regionale abbiamo questa possibilità, è una sfida. Facciamo passare questa epidemia nel minor tempo possibile, dobbiamo avere pazienza, i cittadini devono avere pazienza. Io ringrazio i miei concittadini che fin dal primo giorno si sono dimostrati davvero responsabili, e questo ci ha permesso ancora oggi di essere Covid free. Non abbiamo ancora nessun caso sul territorio, ma come le dicevo già prima, ci può essere, è anche una questione di fortuna, soprattutto in questo momento in cui i contatti sono continui, perché comunque seppur distanziati ma le attività continuano a lavorare, e anche se limitatamente, quindi questo ci obbliga a mantenere sempre la guardia alta, ma dobbiamo essere anche consapevoli che potrebbe succedere qualche caso. Oggi 14 novembre, due celebrazioni religiose, tutto, ricordiamolo sempre, organizzato nel pieno rispetto delle norme. Assolutamente, fin dal 28 agosto siamo riusciti a organizzare tutto in maniera sicura, e il 28 agosto con l'apertura dell'anno giubilare hanno partecipato migliaia di persone e non abbiamo avuto nessun caso. Questo perché comunque abbiamo utilizzato delle norme molto stringenti e abbiamo fatto un'apertura dell'anno giubilare all'aperto, e questo ci ha garantito un certo margine di sicurezza. E anche oggi Sua Eccellenza il Vescovo si è reso disponibile nel celebrare due messe, una alle 9 e una alle 11, per permettere a tutti i fedeli, insomma, di partecipare in modo chiaramente scaglionato. Il Comune di Tufara ha partecipato al bando Turismo e Cultura 2020, lei ci teneva a fare delle precisazioni.
Sì, questa è un po' l'amarezza che c'è in me, perché avevamo partecipato con l'apertura dell'anno giubilare al bando Turismo e Cultura 2020, non risultiamo ammessi al finanziamento. Questo insomma lascia molta amarezza in bocca. La struttura tecnica regionale non ha ritenuto insomma di valutare positivamente il nostro progetto, e c'è amarezza perché comunque l'evento di cui voi stessi siete stati testimoni insomma è stato grande, grandioso, hanno partecipato 3 vescovi, 15-16 sindaci del Fortore, hanno migliaia di fedeli, non credo che sia stato valutato in maniera superficiale, perché non possiamo paragonarlo a una festa patronale. Era un evento che ci accompagnerà per tutto l'anno e chiuderà l'anno prossimo. E non può essere considerato un evento di poca importanza, perché la grandezza dell'evento stesso è stato di rilevanza nazionale, regionale, ma anche nazionale. Abbiamo fatto una diretta con Telemolise e veramente migliaia e migliaia di persone hanno apprezzato l'evento, perché si è svolto nel migliore dei modi. Monsignor Bregantini, oggi 14 novembre ricorre l'anniversario della morte di San Giovanni Eremita, patrono di Tufara. Che messaggio vuole mandare alla comunità ecclesiale? Ma è molto singolare che quello che celebriamo nel ricordo storico, il sabato 14 novembre del 1170, avvenga oggi, che sia proprio sabato. Poco fa, celebrando alle 9, sembrava di rivivere quell'atmosfera esattamente di tanti anni fa, che però diventa attualissima, in quanto questo paese ha una memoria vivissima di questo suo concittadino. La mostra che ha fatto in maniera mirabile ne è il segno, la fede devozionale presente tra i tufaroli è una esperienza mirabile di identità, perché l'identità di un popolo costruisce il futuro e dà coraggio al presente. Lo diciamo ora che è sempre più difficile, in un momento di pandemia, dovendo avere meno relazioni esterne, più necessità di leggere il proprio cuore, la identità ritorna decisiva. Non puoi più far capo al lato, devi dire tu chi sei. Io chi sono anche di fronte al mistero della vita e della morte? Ecco perché è importante recuperare allora l'identità come forza connettiva del futuro in questo momento di pandemia. Quindi Giovanni torna ad essere ancora più prezioso per noi.